She giving hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. E per questa puntata di Viaggio in Molise siamo insieme alla presidente della Proloco, Luigi Di Corpo. Allora, il grande freddo, siamo a meno 3 gradi, però il grande freddo non vi ha fermato, avete organizzato anche quest'anno l'edizione del Carnevale Matriciano e siete qui con i vostri carri, stanno per partire. Sì, anche quest'anno siamo giunti alla quinta edizione e quindi il freddo, come diceva lei, ci ha bloccato ieri pomeriggio che dovevamo fare la sfilata a Matrice, ma tempo permettendo recupereremo questo pomeriggio. Anche quest'anno siamo venuti qui a Campobasso sperando che insomma di fare cosa gradita soprattutto per i bambini, anche se come diceva per il freddo, ma insomma, si coprono e quindi andiamo avanti così. Quanti carri avete organizzato quest'anno? Quest'anno dovrebbero essere 10, se non erro, una decina di carri, perché abbiamo avuto poco tempo perché il carnevale quest'anno è molto breve e quindi non abbiamo avuto molto tempo per prepararci, preparare altri carri, ma man mano insomma ma andiamo avanti così. L'importante è continuare. L'importante è divertirsi, vediamo anche tanta fantasia nella realizzazione di questi carri e soprattutto tanti tanti ragazzi. Sì, quest'anno abbiamo avuto la collaborazione di molti ragazzi che hanno fatto un carro tutto loro, questo degli hippie degli anni e della nostra gioventù. Però loro lo hanno ripromosso e speriamo che continueranno loro per il proseguo, perché noi diciamo che ad una certa età dobbiamo anche cedere un po' le armi, però saremo sempre vicini a loro. C'è anche un omaggio al nostro Iacovitti, c'è Coco Bill. Sì, questo era un nostro desiderio che volevamo realizzarlo già da qualche anno, però per una volta per il tempo, una volta non ci siamo riusciti. Però quest'anno invece abbiamo deciso di farlo per prima e quindi abbiamo portato a termine questo omaggio al nostro compaesano. Il carro dei giovani, il carro degli hippie, quello è finto, vero? Sì, sì, forse. Senti, quanto tempo ci avete messo a organizzare il vostro carro? È stato un lavoro lungo, sicuramente, ci abbiamo impiegato molto molto tempo, però alla fine i risultati sono visti, siamo molto bene organizzati. Per i vestiti come vi siete organizzati? Avete saccheggiato il guardaroba di qualcuno? Sì, più che altro magari i nostri genitori, nella gioventù andata abbiamo cercato i vestiti che più si adattavano a questo ruolo e forse anche i nostri genitori avevano un passato da hippie, quindi abbiamo rubati a loro. Quindi un amore per gli anni 70 vi hanno portato poi a scegliere il carro degli hippie? Sì, sì, ci è venuta questa idea, ci sembrava una bella idea, un'idea carina da fare, quindi ho deciso di fare gli hippie. Buon divertimento. Grazie. Antonio Di Tommaso, socio della Proloco, quanto tempo avete impiegato per la realizzazione di questi carri? Quest'anno è stato molto breve, pertanto con un mesetto e mezzo abbiamo tirato fuori un po' i nostri carri. La particolarità del vostro carnevale è che ogni anno inserite una maschera che rappresenta un personaggio molto caro del paese. Sì, il discorso dell'omaggio a Iacovitti e abbiamo voluto rinviarlo a quest'anno proprio perché quest'anno ricorre il 9 marzo, proprio il compleanno, il 90° compleanno di Benito Iacovitti, e quindi un omaggio al nostro corregionale che è famoso a livello internazionale per quanto riguarda i fumetti, quindi abbiamo voluto pensare anche a lui. Ci abbiamo provato, ma vediamo un po', è venuto fuori questo Coco Bill,
Ma ecco, quindi cerchiamo di far rivivere i nostri quelle persone che hanno dato qualcosa al nostro paese, umili, ma che hanno dato qualcosa al nostro paese. E quindi lo scorso anno abbiamo riproposto il nostro Si Giuseppe, che ovviamente era una persona che si occupava di tutto nel nostro paese, quindi dallo spazzino, faceva il custode al cimitero, il custode della scuola, quindi faceva un po' tutto. E quindi una persona umile che allo stesso tempo però è rimasto nei nostri pensieri. Quest'anno invece, in collaborazione con il liceo artistico di Campobasso, abbiamo voluto invece riproporre la figura del banditore, che era prima in tutti i paesi e che oggi è una figura che è sparita, e quindi cerchiamo di riproporre anche queste figure particolari, insomma. Michele, tu sei il più piccolo oggi qui, ma ti piace partecipare a questa sfilata di carnevale? Sì. Ma tu guidi questa moto? La segui? Sì. E questo quad, giusto, hai ragione. Se lo sai guidare? Ma non è pericoloso? E non hai un po' paura? No. Senti, ma tra queste maschere qual è secondo te la più bella? Il carro più bello qual è? Questo di Super Mario Bros? Ma Cocco Bill non ti piace? Diciamo. Un po'. Un po'. Quello di Super Mario Bros è il tuo preferito? E questo è il mio. Ma lei che cosa ci fa con questo manganello? No, noi ne stiamo scherzando, ecco, per carnevale, ecco. Stiamo scherzando. Quindi non lo userà sul serio? No, questo è solo per scherzare. Mai per... vogliamo bene a tutti quanti. Perché... Però qui dovrà ristabilire l'ordine. Ah sì, io ho il fischietto qua, faccio il vigile. Ehi! Congilia! Direttore o direttrice, qui però abbiamo un paziente che è un po', diciamo, come dire, un po' defunto questo paziente. Purtroppo sì, perché come ben sappiamo abbiamo rappresentato il nucleare che porta alla morte con fumi radioattivi, radiazioni. L'ultima è stata in Giappone con l'esplosione della centrale, quindi abbiamo voluto rappresentare un po' questa cosa qui, che nonostante tutto sì, porta energia, ma può portare anche alla morte. E quindi di conseguenza abbiamo voluto fare questa cosa qua. È un tema un po' serio però da portare su un carro di carnevale. Sì, però vogliamo far capire anche ai piccoli bambini che con dei pupazzi che questa energia può essere dannosa per l'uomo. Ecco qua. Direttore, cosa c'è dietro questa tenda? Niente, abbiamo una caldaia che ha una doppia funzione, non solo di cacciare fumi radioattivi, ma anche da cucina, come ben vedete, da riscaldamento. Abbiamo calore e abbiamo messo anche in funzione un po' di ponce caldo per tenere caldi anche gli operai della nostra centrale, naturalmente, altrimenti si raffreddano.